I defibrillatori arrivano nelle scuole e questo è il tema di cui ci occupiamo nel nostro focus. Lo facciamo insieme all'assessore della pubblica istruzione del comune di Bari, Paola Romano. Assessore, buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera a te Alessandra e a tutte le persone che ci seguono. E allora, assessore, è proprio un'iniziativa finanziata dal comune di Bari che porterà circa 60 defibrillatori all'interno degli istituti dell'infanzia, primari e secondari, insomma, le scuole di competenza del comune di Bari. All'avanguardia diventa in questo caso, le scuole diventano all'avanguardia. Beh sì, finalmente abbiamo fatto una richiesta a tutte le scuole circa la loro necessità di defibrillatori. Alcune scuole erano già cardioprotette, grazie alla generosità di genitori e di associazioni, ma ben 30 dirigenti scolastici e quindi circa 60 plessi erano scoperti. Quindi con questa misura finanzieremo l'acquisto di defibrillatori, ma anche di formazione, perché non è sufficiente avere un defibrillatore in un presso scolastico, ma è necessario che ci sia all'interno del plesso scolastico delle persone che lo sappiano utilizzare e che quindi abbiano fatto il corso per Certo. utilizzarlo. Intanto, assessore, soltanto 4 scuole erano provviste di questo dispositivo salvavita. Il finanziamento di questa iniziativa viene dopo un monitoraggio che è stato effettuato sulle scuole, no? Sì, Sentendo i dirigenti scolastici. abbiamo sentito tutti i dirigenti scolastici, in realtà 4 scuole, ma molti plessi avevano ricevuto un defibrillatore. Con questa misura riusciamo quindi a coprire invece tutte le scuole di competenza del comune, quindi tutte le scuole materne, sia statali che comunali, tutte le scuole elementari e tutte le scuole medie. Questo ci pare molto importante, non solo per le scuole, perché nelle scuole ci sono bambini e quindi avere un defibrillatore speriamo che non venga utilizzato No, mai, è non sia mai chiaro, sì, necessario utilizzarlo. certo. Però creiamo un ambiente cardioprotetto, ma al tempo stesso all'interno della città, immaginate, abbiamo 60 punti anche nelle periferie, nella Certo. più estrema periferia barese, dove i cittadini sanno che è presente un defibrillatore. Quindi creiamo una rete in città che si aggiunge già agli altri posti presenti, una rete importante con 60 punti di accesso. Anche perché non a caso si chiamano dispositivi salvavita, perché molto spesso un defibrillatore può fare la differenza davvero tra la vita e la morte rispetto alle patologie Certo, cardiache, l'abbiamo visto, il tempo purtroppo nelle patologie cardiache è una variabile importantissima, basta qualche minuto in più per lasciare danni permanenti o anche peggio, quindi avere un defibrillatore a portata di mano, gli ultimi defibrillatori sono semiautomatici, quindi hanno la voce che ti indica che cosa fare. Sono un modo per tutelare la popolazione, innanzitutto la popolazione infantile, che sebbene è quella meno colpita dai problemi cardiaci, però sappiamo che è una popolazione che fa sport, si muove, utilizza la scuola durante l'orario scolastico, ma io penso anche a tutte le volte in cui nelle nostre scuole ci sono associazioni sportive, anche non agonistiche, che ne so, la sera utilizzano la palestra per giocare a pallavolo o a basket, beh, avranno a disposizione in quello spazio un defibrillatore. Assessore, quando saranno materialmente disponibili questi dispositivi nelle scuole? Noi da domani erogheremo le risorse alle scuole. Le scuole autonomamente sono 30 scuole. Ci saranno le scuole che avranno di più perché hanno, per esempio, hanno chiesto la copertura per 4 plessi, mentre invece ci sono scuole che hanno tutti gli alunni nello stesso plesso, quindi Eh dipende. sì. Noi sulla base del plesso, sulla base di quanto dichiarato dalle scuole, trasferiremo loro per ogni plesso 1.800 euro. Con questi 1.800 euro le scuole potranno acquistare il defibrillatore. Sappiamo all'incirca un defibrillatore costa dagli 800 ai 1.500 euro, quindi più acquistare il corso di formazione necessario per l'utilizzo. E ci auguriamo anche che, e in questo diciamo lavoreremo con le scuole, che non ci sia solo un corso rivolto alle persone che poi prenderanno diciamo il patentino per l'utilizzo del defibrillatore, ma che ci sia fatto
diciamo, si è proprio fatta la cultura della cardioprotezione e quindi del corretto stile di vita a bambini, genitori, insegnanti, perché, come ho detto, spero che questo regalo non venga mai utilizzato e per Certo. utilizzarlo il meno possibile i corretti stili di vita sono E importantissimi. si inizia dal basso, no? E si Come inizia sempre dal si basso, dice. certo. E allora, il prossimo passo sarà quello di dotare di defibrillatori anche oratori e centri sportivi? Diciamo, io in questo momento mi occupo delle scuole. Le scuole, il decreto Boccuzzi non prevedeva l'obbligo per le scuole di dotarsi di defibrillatori, però ci è sembrato un investimento di buon senso quello di dotare questi spazi. Poi per il resto spero Ci sarà da che lavorare, ci però è un sarà da buon punto di lavorare. Avere partenza. 60 luoghi a Bari penso che sia un punto di partenza importante, ma sulla cardioprotezione c'è ancora tanto da fare. E allora, Assessore, siamo in chiusura, però un'ultima domanda. Colgo l'occasione della sua presenza qui perché a fronte di questa ondata di maltempo, delle temperature basse che ci accompagneranno fino alle festività natalizie, la città metropolitana ha deciso di tenere il riscaldamento acceso nelle scuole secondarie. E voi come vi comporterete? È un problema che si era posto anche lo scorso Si era anno a posto anche fronte lo della stesso nevicata, anno. sì? In questo anno scolastico abbiamo scelto anche noi di non spegnere il riscaldamento nelle nostre scuole, ma di ridurlo nel monte ore e proprio per mantenere sempre una certa temperatura all'interno delle scuole e soprattutto, Evitare gelate diciamo, di tubi, no? Che poi è un problema. evitare i gelati di tubi. C'è da dire che dal 2 gennaio quindi prima dell'apertura delle scuole dell'8 gennaio, con le nostre squadre saremo in giro per controllare che tutto sia perfettamente in ordine. Nessuna brutta sorpresa, quindi a rientro a scuola. Ce la metteremo tutta, le controlleremo una a una le nostre 120 scuole. Perfetto, allora ringraziamo l'assessore della pubblica istruzione Paola Romano per essere stata con noi. Grazie assessore. Grazie a te, Alessandra. E grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento torna più tardi. Arrivederci.